tantissimo altro, l'edilizia scolastica, la lotta al dissesto idrogeologico, peraltro avete visto è venuta Irene Priolo proprio venerdì scorso qui, alle infrastrutture, materiali e immateriali, eccetera, eccetera. No, noi oggi abbiamo detto, come avevamo promesso, che volevamo confrontarci con i sindaci per capire quali possano essere le priorità di investimenti da farsi nel breve e brevissimo periodo per poterli accantierare nel caso riuscissimo a, e lo faremo, mettere ulteriori investimenti a quelli già presentati triennali, perché avevamo detto che per Piacenza e Rimini, le due province più colpite, questa peraltro la prima, la più colpita, volevamo avere un occhio di riguardo superiore per far ripartire il lavoro, l'economia e una misura anticiclica in epoche recessive è quella degli investimenti pubblici. Ora, peraltro, noi abbiamo dato un tempo di 3-4 settimane per ritornare e chiudere il dossier. Devo dire che sono rimasto sorpreso veramente in positivo perché avevano già preparato un lungo elenco che è un po' il cassetto, il libro dei sogni, obiettivamente. Però è meglio abbondare, no? Si fa sempre in tempo a ridurre. Peraltro, ho detto loro, è un ottimo materiale di lavoro perché non c'è solo il 2020 e il 2021. Noi avremo davanti 5 anni di governo, essendo appena iniziata la legislatura, e in questi 5 anni potremo programmare meglio quello che oggi può essere un programma di medio, di breve, medio e lungo periodo, non solo. Sta per terminare il settennato dei fondi europei 2014-2020. Noi abbiamo sempre dimostrato di essere una regione, sono la regione più veloce a spendere tutti i fondi. Pensate che del 2 miliardi e 4 del settennato in corso, che sta per terminare, avevamo impegnato il 98% dei fondi già il 31 dicembre 2019, cioè un anno prima della scadenza. E quindi ci auguriamo di essere così capaci anche nei prossimi anni. Inizia il 2021 il prossimo settennato e lì c'è già qualche altro miliardo da immaginare come investire. Poi c'è un investimento che l'Europa farà nel Green New Deal. Ho detto ai sindaci dobbiamo immaginare anche la società del futuro, quella che non investe solo sulla gomma, ma sul trasporto anche collettivo, che non inquina, eccetera. C'è una grande nuova opportunità secondo me da questa tragedia, dico purtroppo, però la tragedia c'è e c'è stata, che è secondo me la riscoperta della montagna come elemento di qualità della vita, di tempi di vita diversi, eccetera, eccetera. E mi dicevano i sindaci che c'è un grandissimo interesse su questo bando che a settembre uscirà, che però abbiamo già presentato nelle sue linee guida, cioè di risorse per coloro che vogliano ristrutturare o mettere a posto o acquistare casa in montagna, no? Più in generale, concludo, avremo anche possibilità di nuovi investimenti se arriveranno dall'Europa, come pare, al di là delle polemiche tra i partiti di cui proprio non mi può fregare di meno, che riguarda se ci saranno davvero, ad esempio, oltre 30 miliardi di euro sulla sanità.